per come lo andiamo a votare. Io propongo di votarlo per punti, perché è bene che non, diciamo, non convengo, però mi interessa invece che nei commi successivi del nostro emendamento, quindi il comma 3 e il comma 4, erroneamente scritto 2, si parla delle associazioni di promozione sociale. Noi vorremmo che le associazioni di promozione sociale non avessero nei loro circoli le macchinette per giocare alle slot, perché il fine di un'associazione di promozione sociale è quello di aggregare ed aggregare in modo sano, quindi avere nei propri circoli le macchinette, le videolotteri, quello che sono, è altamente diseducativo. Nella comma 3 del nostro emendamento, quindi, noi proponiamo di andare a modificare la legge regionale numero 34 del dicembre 2002, norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Quindi vi propongo di votare per punti il nostro emendamento. Potrete votare negativamente ovviamente ai primi commi dell'emendamento, ma al comma 3 vi invito a votare favorevolmente, e soprattutto al comma 4, che va proprio perseguire quello che volete fare anche voi, cioè di negare il patrocinio. Al comma 4 noi diciamo che ogni contributo, agevolazione, facilitazione o aiuto concesso a qualsiasi titoli alla realizzazione di eventi organizzati o promossi dalle associazioni iscritte nel registro regionale deve avere il vincolo che non ospiti pubblicità per il gioco d'azzardo. È già successo che la Regione, ovviamente questo l'abbiamo verificato con un controllo a posteriori, ha concesso dei patrocini a delle associazioni che sono dentro il registro delle associazioni, e queste associazioni poi all'interno dell'evento hanno pubblicizzato il gioco d'azzardo. Quindi chiediamo col comma 4 di evitare questo problema. Invece mi riferisco ora all'emendamento numero 49, che apprezziamo in maniera particolare, tanto che anche noi abbiamo collaborato alla stesura e con forza lo firmiamo. Intanto una premessa: in un testo che parla di contrasto all'illegalità, il gioco d'azzardo dichiarato legale effettivamente sembra che ci azzecchi poco, perché sciaguratamente il gioco d'azzardo è legale oggi, però è una legalità molto, ma molto problematica. Pensiamo solo al fenomeno dell'usura legata al gioco d'azzardo. Il 50% di quelli che si rivolgono alle reti antiusura ha problemi con gioco d'azzardo, quindi in effetti un punto di contatto c'è. Ma al di là di questo, l'azzardo, ancorché dichiarato legale, resta ed è una nocività, e i numeri sull'azzardo patologico in Emilia-Romagna, ma anche nella cronaca, fanno paura. Per questo, come si è fatto per il fumo, secondo noi, dobbiamo arrivare al punto che si è riconosciuto a livello legislativo che l'azzardo fa male. Quindi dovremmo fare come si fa col fumo e con i superalcolici: proibire la pubblicità, una pubblicità che ormai è pervasiva. La pubblicità del gioco d'azzardo va vietata e va contrastata e limitata il più possibile la diffusione dell'azzardo di Stato, come è stato fatto per il fumo, anche se anche il fumo portava introiti al bilancio dello Stato. Oggi però siamo soddisfatti, perché il progetto di legge che abbiamo depositato e che voleva aggiornare la legge 5 del 2013 sul gioco d'azzardo patologico, almeno in un pezzettino, ma un pezzettino che riteniamo e tutti insieme abbiamo ritenuto importante, è stato ritenuto un contributo. Ci va bene anche se approviamo le proposte che abbiamo fatto nel nostro progetto pezzo per pezzo e in ordine sparso, purché si faccia, perché a quella legge, la 5 del 2013, seppure una delle prime che fu approvata nelle regioni, non è più sufficiente, non è più la migliore come qualcuno ha voluto e ha avuto occasione di far intendere, perché così com'è ha degli strumenti di contenimento e contrasto troppo spuntati per i nostri amministratori locali. Perché ormai nella battaglia contro il gioco d'azzardo patologico siamo costretti, e sono costretti soprattutto gli enti locali, a una sorta di guerriglia urbana, strada per strada e comma per comma, ordinanza contro ordinanza, contro il rischio di ricorsi. Ecco, oggi noi in questa guerriglia diamo un'arma un po' più affilata a difesa dei cittadini e dei territori. Contro questa offerta continua e pervasiva, oggi, anche se secondo me troppo in ritardo, mettiamo un paletto. Io quindi ringrazio le colleghe del PD, Ravaioli e Montalti, per il lavoro di collaborazione che c'è stato, ma sottolineo anche il valore della firma di tutti i gruppi che ho avuto il piacere di richiedere. Perché? Perché così quest'atto ha più forza. Anche perché io vorrei, adesso mi dispiace che il Presidente non ci sia, che anche il Presidente abbia più forza nel suo lavoro in conferenza unificata.
Perché mi permetto di dire al Presidente che a noi sembra che il suo ruolo in conferenza unificata lì non abbia esercitato e non stia esercitando la forza che deve esercitare. Perché a me il lavoro in conferenza unificata pare la tela di Penelope. Gli enti locali propongono il problema e le soluzioni. Il governo, nella persona del sottosegretario all'economia, sto concludendo, all'economia con delega ai giochi Baretti, disfa e sposta il pallino, attenuando anche le coraggiose, ma vere, non so, affermazioni di Renzi. Non vorrei che noi in quest'Aula, come cittadini, e me lo riservo, l'ultima parte me la riservo nelle dichiarazioni di voto. Grazie, Presidente. Sì, Presidente, ritorno un attimo sul tema della conferenza unificata, dove avrei che il Presidente Bonaccini davvero porti quello che sentono sul territorio i cittadini e gli enti locali. Perché non vorrei che noi qui come cittadini o come regioni cerchiamo di fermare questa invasione che definirei aliena ed alienante, a pensare a difendere i cittadini. Invece qualcuno in quella sede pensa, come accennavano già i colleghi, a difendere solamente il bilancio dello Stato. A volte temo non solo quello, perché quei 100 miliardi di fatturato, perché siamo arrivati a 100 miliardi di fatturato ormai per il gioco d'azzardo, valgono anche 8-9 miliardi di entrate fiscali nel bilancio dello Stato. Allora questo è una sorta di PIL avvelenato, anzi è un buco nel PIL. Siccome il Presidente ogni tanto gli piace prenderci in giro sulla decrescita felice, questa è una decrescita infelice, perché mette in crisi tante famiglie, tante persone, toglie al PIL vero, al PIL buono, tante troppe risorse. Qui parliamo di 100 miliardi che vanno in fumo in altro. Ecco, quindi noi siamo contenti che oggi aggiorniamo la legge con questo emendamento. Però chiediamo un impegno forte anche in conferenza unificata, perché fino ad oggi in conferenza unificata siamo andati avanti con la linea Baretta. Cioè si va in una direzione che non è quella richiesta dai cittadini e che è quella che oggi noi richiediamo in quest'Aula. Quindi le amministrazioni locali, i cittadini, noi oggi come Aula chiediamo di rafforzare gli strumenti di contrasto e se poi passa il referendum quegli strumenti di contrasto saltano, perché ovviamente se torna tutto a livello governativo, fra virgolette, siamo fregati e noi di vuote promesse non interessa più. Ritorno invece sulla dichiarazione di voto e ribadisco la richiesta di voto per punti separati dell'emendamento, chiedo scusa, ho perso il numero, 47. Quindi chiedo di votare insieme nel nostro emendamento i commi 1 e 2, dove chi vuole avrà possibilità di votare contrario, e separatamente il comma 3 e separatamente il comma 4. Sul comma 3 e sul comma 4 chiedo la votazione elettronica, perché secondo me è importante che ognuno si prenda un impegno su questi due punti che sono importanti. Ovviamente noi voteremo a favore. Grazie.